nostro territorio non hanno ancora la cittadinanza italiana e sono tanti, alcuni hanno anche nomi famosi, come ci racconterà adesso Carlo Balestri, responsabile nazionale del settore multiculturalità della WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti. Carlo Balestri è l'ideatore dei mondiali antirazzisti, una rassegna che raduna e ospita 4.000 migranti da tutta Europa che si sfidano appunto nelle varie discipline dello sport. Al di là dei commenti politici, questa è infatti una legge che apre il campo, è il caso di dirlo, a scenari nuovi, è così Balestri? Beh, va sicuramente nella direzione giusta, per cui da questo punto di vista non si può che applaudire la legge. Ho sentito anche gli interventi della senatrice Idem e dell'onorevole Molea, per cui tutto giusto, tutto concreto. Poi io sono abituato a essere molto pratico, però, per cui nel pratico sicuramente agevola questo tipo di legge la parte, insomma, di quelli che dei non cittadini italiani che hanno comunque la possibilità di competere a livello agonistico, possono, insomma, hanno dei numeri per arrivare anche al top di alcune federazioni. Forse però non risolve alcuni dei problemi che hanno a che fare, visto che il diritto al gioco dovrebbe essere un diritto universale, come sancito anche dalla Carta dei diritti per l'infanzia e per l'adolescenza, forse però non ci toglie alcuni problemi di carattere burocratico. Sì, prego. Ci sono alcune due ragazzi di pari età, anche se nati in Italia entrambi, e uno comunque viene considerato cittadino straniero, in questo momento se si iscrivono a un campionato di calcio, anche se hanno 11 anni, della federazione, in questo caso per problemi di carattere burocratico il cittadino italiano tout court dopo 10 giorni, 15 giorni viene tesserato, lo straniero, e sarà tuttora così, comunque ci impiegherà 2-3 mesi perché deve fornire più documenti rispetto al ragazzino italiano. Comunque Balestri, è già comunque un accesso allo sport del minore in quanto tale, cioè proprio per quanto riguarda anche la persona, non solo il cittadino, anche questo è, diciamo, un passo avanti verso un'accoglienza, visto che è di questo che si parla, che abbia un valore diverso da quello che può essere la semplice accoglienza burocratica o assistenzialista. Assolutamente sì, no, difatti io sono assolutamente favorevole a questo tipo di legge, dico solo che nella pratica non risolverà tutti i problemi, nel senso che ci sarà sempre comunque un chiamiamolo così, un'attesa più lunga da parte del bambino, anche se nato in Italia, ma da genitori stranieri che non viene considerato italiano. Questo è un'altra problematica, riguarda quelli che non hanno comunque i minori non accompagnati, che avranno comunque un problema burocratico in più per essere riconosciuti dalla assolutamente. Diciamo che è una norma sicuramente migliorabile, anche perché, come lei faceva riferimento, riguarda soprattutto sono tanti i minori non accompagnati, ma questa norma esclude anche i rifugiati, i richiedenti asilo al momento, solo quelli che hanno lo status appunto riconosciuto, quindi sì, ci saranno sicuramente delle difficoltà, ma ci sembra comunque, a nostro avviso, un passo avanti, Balestri. Sì, mi sembra assolutamente, ripeto, è un passo avanti, va nella direzione auspicata e auspicabile, anzi io spero, essendo fuori da questo punto di vista dal mondo della politica, che sia invece un grimaldello anche per lo ius soli più generale, ma questa è una mia convinzione personale. Sì, questa la lasciamo un attimo fuori. Le volevo invece chiedere, Balestri, mi scusi, perché in apertura abbiamo detto appunto che questa legge sana un chiamiamolo buco, un vulnus, anche per quanto riguarda i nostri meriti sportivi. Ci sono nomi che sono alla portata di tutti, di atleti che prima di questa legge hanno visto impedito il loro, non solo diritto, ma anche la loro possibilità di conquistare grandi prestigi, grandi trofei, perché appunto non c'era appunto una norma che consentisse loro di accedere a fase finale di sport in cui erano eccelsi. Ce lo fa lei un nome su tutti? Beh, il nome su tutti è Balotelli, chiaramente. Balotelli aveva 17 anni e
9 o 10 mesi, quando la nazionale italiana andò alle Olimpiadi e lui, come Under 21, lui non fu convocato perché risultava ancora il quinto extracomunitario dell'Inter, per cui insomma lui ha perso l'occasione delle Olimpiadi di vestire la maglia della nazionale perché non aveva ancora compiuto i 18 anni. Poi dopo 18 anni un giorno, perché nel suo caso 18 anni un giorno gli è arrivata la cittadinanza italiana, in altri casi in effetti, come diceva l'onorevole Molea, si richiede ma si aspetta anche 2 anni per poterlo ottenere, lui ha avuto poi la cittadinanza italiana, però sì, fino a quel momento era un cittadino extracomunitario nato a Palermo, eccetera eccetera. Sì, è così, e poi ci siano anche pallamano, pallanuoto, ne abbiamo avute di occasioni. Carlo Balestri, lo ricordo, il responsabile del settore multiculturalità della WISP, l'Unione Italiana degli Sport per Tutti, ideatore dei mondiali antirazzista. Qual è il prossimo appuntamento per questi mondiali, Carlo Balestri? Se avremo modo cercheremo di inserirci. Assolutamente sì, siete tutti invitati dal 6 al 10 luglio a Bosco Albergati, che sta tra Bologna e Modena, sotto il comune di Castelfranco Emilia. Una grande kermesse, e quest'anno saranno i 20 anni dei mondiali antirazzisti, perché da molto che ci occupiamo come WISP di queste tematiche, e sarà una grande festa per tutti. Una festa multiculturale. E allora grazie dell'invito e grazie intanto della partecipazione alla nostra trasmissione, Carlo Balestri. Grazie a voi. Prego, a risentirci. Il punto termina qui.